che già l'ho usato esattamente, così almeno abbiamo un linguaggio comune, perché già ieri è stato fuori. Si giocate. Sì, si giocate o... Oh. Giocando? Però... io gioco tantissimo a Warhammer. Ok, sì. Sto giocando Blazing Dark in questo periodo. Perfetto, è uno di quelli che c'era oggi. Vabbè, la costruzione della serie TV è di quale Blazing Dark. Sistema, quale che usi il sistema con i tarocchi o il sistema quindi mi strati di volta in volta, quindi un po' di task resolution, un po' di conflict. Esatto, sì. Poi mi sono messo una perfetto. Qualcun altro? La passata di cinema qua invece ne abbiamo. Io gioco funzionalmente live. Live da, quindi. Cosa? Mi ha funzionalmente live. Ah ok, quindi sei amico di Ruggia ad esempio, sì, sì, eccetera. Sì. Ah, perfetto. Okay. Quindi hai anche la Knus Punk? Sì. Ah, ok. Quindi oggi non siamo a quel livello, lo metto subito. Se no, vabbè, guarda le battute. Proviamo a fare. Noi stiamo cercando un po' di portare anche questo discorso un po' più teorico, dentro alle fiere. Insomma, questo poi presenteremo. Sono le 15.30, perfetto. Io, però se magari vi spostate un pochino avanti forse facciamo meno fatica, perché la sindrome della prima fila. Io sono anziano, quindi faccio fatica a sentirle, cioè, perché tanto non vi interroghiamo, uno, e se volete andare via potete andare, perché tanto sì, non si offende. Non si offende nessuno, Perché almeno è più facile anche dialogare. Quindi come ti chiami tu, scusa? Conosci anche Oscar, Biffi. Abbiamo stasera lavoriamo insieme Oscar. Una cosa che lo sta facendo. Ok, 15.30. Io inizierei così, precisi, o magari c'è anche un po' di spazio per domande. Ma... Allora, prima di tutto mi presento, salve a tutti, io sono Nicola Sant'Agostino, sono qui in veste di scuola CDR, mi occupo di gioco di ruolo da... ho iniziato a masterare a 13 anni, con la classica scatola rossa del D&D, ed è 23 anni che mastero, perché a casa mia nessuno vuole masterare, sono dei pochi ma rari master, e con gli anni ovviamente, vivendo in un ambiente, cosa di famiglia, per quello che vede la mia sinistra è il mio papà, quello che ha comprato la scatola rossa. Sì, e quella che mi ha comprato Mage di Ascension, quindi avremo un mondo diverso al CDR. Praticamente vivendo in un ambiente molto legato al mondo del cinema e della fantascienza, delle letture varie. Ovviamente i mondi del gioco di ruolo sono stati una cosa incredibile, perché passavi da aver letto Asimov, no? Aver letto romanzi fantasy, a poterli rendere reali in un certo qual modo. E sarebbero ovviamente varie storie da raccontare, ma non è questo il posto. Andando avanti con gli anni, ovviamente il gioco di ruolo ti fa delle domande, no? Perché o ti fermi a un certo livello, oppure degno, per carità, però diventa, cioè se giochi da 23 anni vuoi delle cose nuove, inizi a informare, ma mangi cose nuove, hai bisogno di assimilare. E avendo anche una base di critica, insomma, cinematografica, avendo anche fatto di semiotica, di antropologia, così, ti inizia anche a venire voglia di dire che cos'è questo media, no? Cos'è questo media nuovo, perché in fondo un media nuovo a 40 anni, cioè è come se noi prendessimo il cinema lo guardassimo negli anni 30, non sarebbe il cinema di adesso, cioè abbiamo un cinema così. Adesso il gioco di ruolo è ancora in una fase fortemente embrionale, deve ancora capire la sua identità, ma tutti devono capire cosa incastrarci dentro, cosa non incastrarci dentro, soprattutto considerando la sua grande dilatazione. Quindi abbiamo pensato, io e Stefano, il suo GDR, e poi abbiamo coinvolto anche mio babbo, di provare a parlare delle tecniche del cinema nel gioco di ruolo. Principalmente in questo contesto ci fermiamo al tabletop, cioè quello di carta, però non è che nel cartaceo o nel live chamber per dire non ci siano queste cose, l'uso dei prop, anche la costruzione della scenografia, della scena, sono parti importanti. Quindi io mi sono presentato, direi, passo la parola a Stefano, passo prima la parola a mio babbo, poi Stefano scoglie. Ha comprato la scatola. Esatto, ho comprato la scatola, quindi così tutto. Diciamo che la colpa è mia, sostanzialmente. Allora, tanto per presentarmi, io sono del supporto, chiaramente, perché non gioco per ruolo, ci sono due più che sufficienti. Però sono fondato un'associazione 34 anni fa di cineforum che è ancora viva, che è quasi un miracolo, perché stanno chiudendo per vari motivi dappertutto, però è ancora viva, è vivace, lo vogliamo in una doppia sala
privata, piccola multisala che ci permette di fare le nostre rassegne, tanto per dire, a luglio faremo la maratona di Alien, visto che sono i 40 anni del primo Alien, quindi noi faremo una maratona con convegni, conferenze, eccetera, eccetera. L'anno prossimo faremo l'Oscar. Sì, l'anno prossimo parleremo di noi. Quindi c'è un po', diciamo che lui è stato rovinato un po' dall'ambiente, dalle letture che c'erano in casa, Asimov l'avevo comprato io, c'è qualche anno in più. E quindi lui è stato rovinato. Poi lui si è dedicato a quello, io dovevo anche mantenere la famiglia, oltre al fatto che questa associazione comunque da 34 anni in vita mi occupa tantissimo del mio tempo libero, occupa il mio tempo libero, tant'è che andando in pensione non ne sono neanche accorto perché mi sono buttato su quello. E quindi quello che dicevo prima è io faccio, do una mano, faccio solo da supporto, ma sono gli esperti, sono loro chiaramente, per quanto riguarda, e vedremo un attimino le analogie e diciamo alcuni degli strumenti che si utilizzano nel cinema, ma si utilizzano anche soprattutto nei giochi di ruolo, perché è chiaro, cinema proietta delle immagini, quindi già le cose te le fa vedere, il gioco di ruolo, le immagini, le dovete immaginare, è come leggere un libro, più che altro, nel senso che dice, ah, qui c'è un albero verde, tutto il fondo è verde, tutte le immagini, non è che lo puoi vedere, no? E quindi io finisco qua e lascio parlare a te. Ciao a tutti, sono Stefano, sono GDR, con fratello Luca, abbiamo creato questa community perché noi giochiamo da 34 anni, gioco di ruolo. Un giorno in montagna d'estate un mio amico portò il Dungeons & Dragons, con 2 settimane dove non vedevamo niente, più in stanza a giocare, con gioia dei miei genitori e dei genitori suoi. Ma quando mi dissero, vuoi fare il protagonista della storia? Posso fare il protagonista della storia, posso fare il mago, cioè sono io che influenza la storia, a noi si è fatto un mondo. Quel momento lì non ci siamo più fermati, ovviamente abbiamo avuto crescita, cambiamenti, sempre scatola rossa, altri giochi, ma alla fine, già da un po' di anni, abbiamo deciso di investire nostro tempo e energie mentali per sperimentare e ragionare sul gioco di ruolo come esperienza che sia particolarmente di medesimazione immersiva, cioè quello che succede col cinema. Col cinema, io sono anche appassionato di cinema, io guardo quasi praticamente qualsiasi cosa, e quindi dal cinema ai telefilm, ai manga, insomma un po' comunque praticamente. Penso che abbiamo anche di manga, dei manga. In realtà lui ama molto mia zona. Non mi faccio mancare niente. Ecco. E quindi abbiamo deciso di riuscire a portare a questo grado di immersione, di immersione tipico anche appunto dello storytelling anche all'interno del gioco di ruolo, per cui a un certo punto si riesca, non dico proprio come, ma a sentirsi rapiti come quando guardo un film horror a casa mia con gli amici, però ho la strizza nonostante so di essere, so che è una finzione. Ecco, tramite questi processi io mi occupo di comunicazione, quindi io mi piace studiare, ricercare su neuroscienze, storytelling, e alla fine, e ovviamente tutto questo dentro sia nel cinema che nel gioco di ruolo, abbiamo pensato di tra i vari panel che abbiamo fatto, che faremo domani, abbiamo fatto anche abbandonare il tavolo, tecniche per appunto riuscire a fare, a staccarsi dal tavolo, non farlo diventare solo un gioco da tavolo, attaccati al tavolo. E questo, e domani sarà quello sul giocare personaggi alieni, quindi giocare, vivere vite aliene, come diceva Battiato, no? L'alienità che cos'è, cosa rappresenta essere un alieno, se si può essere alieni, come? Una domanda interessante, ovviamente per chi conosce la fantascienza, il punto di saremo io e Michele Bellone, divulgatore scientifico, e partiremo da un po' di riflessione della Ursula K. Le Guin, che è un grande appassionato di fantascienza, riconoscerà il nome. Ecco, e invece in questo caso vogliamo analizzare come fare a stimolare l'immaginazione sia del master che dei giocatori per poter avere quell'immaginario tipico del cinema a tavolo del gioco di ruolo. Perché ci sono tecniche che si possono riutilizzare anche, e l'arma più forte, lo schermo più grande che c'è a disposizione, che c'è la seguita, è la nostra immaginazione. Perfetto. Faccio un paio di premesse necessarie, perché dovevo così, diciamo. Allora, prima di tutto,
anche se qua siamo su scuola di GDR, non è una scuola nel senso che qua siamo professori in giochini, come io. Qui stiamo buttando delle riflessioni, quindi nessuno vuole mettersi su un piedistallo e dire ho ragione io, vi spiego io, se tu fai diverso è sbagliato. Anche perché, come dicevo, media talmente giovane nell'ambito dei media che si può dire tutto e il contrario di tutto sul momento. Infatti, ad esempio, in Italia non abbiamo un vocabolario comune, che è una cosa su cui io lotto spesso. Chi è Rimandrea è stata una fan, sa che è una di quelle ossessioni, capire quali sono i termini, ad esempio divertimento cosa vuol dire, cioè mi sono divertito in una sessione horror, mi sono davvero divertito? No, ho avuto paura, quindi la parola non è corretta, abbiamo un vocabolario emotivo molto limitato entrando al GDR, oppure ad esempio immersione, immedesimazione, adesso se ne parla, ma magari tra 10 anni avremo 50 sfumature di quel termine, nella nostra lingua intendo, per cui riusciremo a specificarlo meglio, quindi questa a noi piace pensarla come una scuola nel senso antico del termine, cioè un posto dove si riflette, si parla, si dibatte. E in Grecia era il posto dove si oziava per riflettere. Esatto. Dopo aver lavorato si rifletteva e ci si divertiva, quella era la scuola greca. Quindi non vi aspettate la lezione verticale, se volete fare domande potete anche alzare la mano, solo per una questione di comodità, perché sennò diventa un bazar turco. Però, cioè, domande, riflessioni non è un problema. Io adesso aprirei, mi fa piacere. Se abbiamo quindi, abbiamo capito i giochi più o meno di riferimento, insomma, così via. E se apro facendo subito una provocazione, non Stefano, ma mio babbo, che è partita dal fatto dell'albero, che è molto carino in realtà, che poi affronteremo più avanti il concetto dell'immaginario condiviso. Cioè, noi quando parliamo di un gioco di ruolo, i sensi sono totalmente diversi, ok? Questo vale sia nei giochi di ruolo cartacei che nei giochi di ruolo live in alcuni contesti, perché ad esempio nei live chamber, nei giochi di ruolo minimal in un certo senso, cioè non immaginatevi il gioco di ruolo live con la gente con le armature di resina, il spadone, che sia stato, giochi di ruolo molto simbolici in realtà, che si avvicinano in un certo modo al teatro degli anni Beckett, per capirci, hanno un'altra struttura, anche i sensi lì in un certo senso hanno un valore diverso, ok? Cioè voi quando siete a un tavolo io vi dico vedete un albero, ma io non vedete un albero davvero, cioè voi vedete un albero che avete nella vostra testa, per me magari se vi dico un pino ci capiamo, ma se vi dico un cielo, se non sapete cos'è un cielo, vi immaginate un albero in un certo modo e sicuramente non mi dite ah ma quelle foglie fatte in quel modo. Quindi in realtà il primo senso che vogliamo affrontare non è la vista, vedete, ma l'udito, che è il senso che in realtà è interessante, perché l'udito è un senso che molto spesso nei giochi di ruolo viene sottovalutato e quando viene usato viene visto forse in modo, soprattutto nel tabletop, nel cartaceo, che potrebbe anche risultare sbagliato. Quindi io partirei dalla colonna sonora. Ok? La colonna sonora... No, no, avanti, sono molto contento del fatto che non mai hai anticipato. Sono in ordine. Sì, no, no. Le gag. E now for something completely different, la colonna sonora, che cos'è la colonna sonora di un film? Possiamo partire da questa riflessione? Sì, vai. La colonna sonora di un film può essere diversi tipi di colonna sonora abbiamo. Se abbiamo quella classica, per esempio, quella che è diventata famosissima di Blade Runner, no? Blade Runner, Vangelis, che era un pianista di un complesso che si chiamava The Afro-Child, che voi non sapete che lo sto parlando, nel senso che negli anni 60 erano famosissimi, del mio russo cantante e tutto, poi si è dato alla colonna sonora. E con Blade Runner ha cambiato praticamente il modo di fare colonna sonora, cioè il cinema di fantascienza da quel momento ha cominciato a pensare diversamente su come utilizzare la musica. E Vangelis l'ha fatta, la colonna sonora penso che l'abbiate sentito tutto, lo avete visto in Blade Runner, penso, ha veramente cambiato tutto il sistema. Poi ci sono, per esempio, prima di Kubrick, nel 2001 di Senza lo Spazio, avevo usato per le musiche classiche, quindi avevo utilizzato canzoni, musiche che erano già conosciute, che erano o non erano conosciute, anche Arancia Meccanica, ha modificato tutte le pezzi classici e li ha fatti diventare elettronici, li ha modificati. Lì diventa un fattore essenziale nel come narrare la storia, no? Come per esempio tantissimo anche molti film americani o anche italiani, per vedere se sono tutti prima di tutto, utilizzano tantissime canzonette,
no? Nel senso che usa canzoni di Gregorio, usa canzoni di Lucio Dalla, eccetera, eccetera, per raccontare le emozioni, anche perché queste canzonette molte volte sono storie, soprattutto il movimento cantautorale degli anni 70-80 raccontava delle storie, no? Adesso lui pensava che mi aveva trovato in castagna, io nel frattempo non avevo capito, ma questo non te l'avevo detto io, quindi siamo pari. Allora vi leggo una cosa. Sto andando a Washington, ma cosa vado a fare non lo so. Sono molto in alto, non vedo niente, non si vede un accidente da qui. Lei ha gli occhi a mandorla, è una faccina piccola così, e con i suoi fratelli, piccolina come quelli, vuoi vedere le foto che ho con me? Ma cos'è che sto volando? Sembra una bandiera. Cos'è? Cosa sta ancora volando? Lentamente si avvicina. Ogni piccolo movimento spara, prima che l'altra faccia lo stesso con te, ogni piccolo sentimento spara, è meglio non chiedersi niente. Ma stavolta voglio vedere chi è. Sono partito da London City dove c'erano i Beatles e i Rolling Stones. Era una macchina nera, adesso mi chiamano Zebra. Da quando mi hanno messo le braccia di un bianco di nome John. Vuoi andare a Washington, ma cosa vai a fare laggiù? Qui non c'è, c'è solo un sasso, non si vede un cazzo. Non è rimasto niente, nemmeno là. Chissà se si sta ascoltando, è una bella mattina. Chissà se anche lui sta pensando, eccolo lì che si avvicina. Ogni piccolo movimento spara, prima che l'altro faccia lo stesso con te, ma qui non si muove niente, non è rimasto nessuno, siamo solo io. Allora, questa canzone si chiama Washington, è una canzone di Lucio Dalla. Okay. Però una storia, in effetti la parte importante della musica anche da fare, ma è una storia, cioè da questo si potrebbe trarre un gioco di ruolo, assolutamente, sono tutte le connotazioni per poter fare un gioco di ruolo, no? C'è questo protagonista che è praticamente bionico perché gli hanno messo due braccia di un colore diverso perché gli hanno buttato le braccia, sì, uno la pensa, anche qui ci vuole tanta immaginazione, no? E sta andando a Washington, non si sa fare cosa, però sicuramente a Washington non si sta benissimo. Non si sta benissimo perché si dice ogni movimento spara, vuol dire che come giri, cosa c'è dall'altra parte, no? C'è un nemico, c'è un qualcosa, sicuramente un qualcosa che non mi vuole bene, no? E quindi anche questo, è chiaro che il concetto di base, con un sonoro è un'altra cosa, ma questo comunque è una canzone, non è un racconto. Questo può essere tratto, però di per sé stesso, se noi da questo ne traiamo poi un gioco di ruolo, questo diventa la sua colonna sonora. Sicuramente. Cioè, in realtà hai appena scritto un gioco di ruolo che potrebbe scrivere tranquillamente la scaffaglia Ruger. No. È una cosa, è un qualcosa. Quindi qui rischiamo, visto che parlavamo di film e parlavamo di altre cose, anche qui ci mettiamo dentro qualcos'altro. Cioè, il gioco di ruolo può nascere da tantissime cose, da un libro, un racconto, da un film, sicuramente viene strutturato come un film perché non può essere diversamente da quello, cioè nel senso che chiaramente io non intendo i giochi di ruolo, ma uno penso che si possa, sento lui quando ci vengono le amici a casa, però dico, si può anche raccontarsi così, però una colonna sonora, una musica sotto, un qualcosa in certe situazioni può servire a creare l'atmosfera, se facciamo un gioco di ruolo horror, magari la musica di un certo tipo è la ferma. Le musiche di Bretagne inglesi sono eccezionali per dare un'atmosfera di fantascienza, no? La prima scena di Bretagne, quando lui arriva, con questo si vede dall'alto la città scura, buia, poi scopriremo che comunque lì il sole non si vede mai, no? Si vede solamente nella scena finale quando va via dalla città, ma lì lo smog e altre cose, il mondo è sempre sotto pioggia, sotto muro, e questa atmosfera così che si trascina, addirittura il concetto di base è che la colonna sonora, le drummer, era di un'importanza vitale all'inizio, tant'è che la voce narrante che tutti avete sentito non esisteva. La prima proiezione pubblica, il pubblico era rimasto sconcertato del fatto che quello che faceva, raccontava la storia erano le immagini e la musica. L'immagine e la musica. Allora ha detto, la gente non capirà niente di quello che sta succedendo. Allora glielo diciamo noi, perché tanto la gente è stupida, che cosa gli fa? Non si accorge che in un mondo stranissimo, che non è ambientato a Roma l'altro ieri o a Roma l'altro, perché lì c'è tutto un mondo molto articolato, stiamo parlando degli anni 80, però la città è piena di il termine razzo è sbagliato, cioè però di persone di colori diversi, di etnie che parlano in maniera diversa, addirittura c'è un linguaggio, ha dovuto inventarsi un linguaggio per poter capire tra di loro di queste cose, no? E allora hanno aggiunto la voce narrante. Dopo anni
io ho a casa un cofanetto con quattro versioni diverse di Blade Runner, nel senso con senza con la voce narrante, devo dire onestamente, però qui tanto non mi sente nessuno, io amo quella con la voce narrante perché mi ricordava tanto Humphrey Bogart, che erano i film della mia giovinezza, quando in televisione in bianco e nero si vedevano i film degli anni 40 e 50, con c'era questa voce narrante in bianco e nero che raccontava, no, che lui era e quindi mi faceva ricordare la mia infanzia. Però sostanzialmente, se uno vede il film senza la voce narrante, lo capisce perfettamente comunque, perché poi Ridley Scott lì è assolutamente il suo collaboratore. Tenete conto che ha cambiato la storia del cinema, Blade Runner. Prima di Blade Runner la critica cinematografica era standard, rigorosa. Il film era bello e tutti dicevano che era bello. Il film era brutto, tutti dicevano che era brutto. Dopo Blade Runner hanno cominciato a scannarsi come dei maiali, perché qualcuno ha cominciato a dire no, veramente questo film è casa. Quelli tradizionalisti dicevano ma no, sì, ci sono delle regole ben precise. Le regole non esistono, in tutto non esistono. Mi permetti di aggiungere, scusate. Okay, no, sto portando via la scienza. No, no, è in realtà il monologo su Blade Runner è bellissimo, ma di 3 ore e 20. Sì, no, una cosa interessante che poi posso andare a parlare su Nita Testè è il concetto che tu hai tirato molto bene fuori dell'impatto della colonna sonora rispetto, attenzione, ai suoni ambientali. Sono due cose diverse. Sì. Sembra una cavolata, ma in un gioco di ruolo i suoni e la colonna sonora sono due cose distaccate dal nostro punto di vista, quantomeno, soprattutto in un cartaceo, perché se già facciamo un live è un discorso diverso, perché sono una parte esterna. Ma ad esempio ci sono. Ad esempio ci sono, come ho detto adesso, non parliamo di musica, parliamo di tre livelli di interazione. Noi abbiamo riparlato della musica, testo, perché il testo ci racconta una storia. Noi stiamo anche sentendo, quindi posso anche sentire una storia in sottofondo, tant'è che molti film usano canzone e non colonna sonora, semplicemente con musica, perché sta raccontando una storia sotto, ma racconta messaggi anche indiretti che però ti portano in quell'atmosfera. Poi c'è la melodia, proprio l'effetto che ha su di noi la musica in generale, se la sulle piante ce l'ha anche su di noi, e poi c'è il suono, il singolo strumento o addirittura l'effetto sonoro, perché tra l'altro la musica oggi è anche in parte anche effetto sonoro. Tanti cantanti, tanti musicisti, tante cose sonore abbinano anche queste due cose separate, perché comunque il suono è anche il suono della pioggia. Ad esempio, cosa sarebbe Blade Runner, se non ci fosse il rumore della pioggia con la musica, e poi questi volumi si alternano in modo da poi entra la voce. Quindi quando noi facciamo una sessione, noi avete presente che la musica che noi mettiamo la possiamo utilizzare in tre modi diversi. Possiamo utilizzare una musica che abbiamo parlato sotto, che intanto che parlo con i giocatori, o che io giocatore mi sto creando la mia immagine, mi dà delle informazioni. Il master non deve dare le informazioni, perché magari gli dà la canzone, ad esempio. Questo ovviamente deve essere in grado di trovare la canzone adatta a quello che fare. Anche l'atmosfera stessa. Spari e corpi innestati, no? Io posso non dirti l'introduzione al mondo, perché se ti metto la musica, magari di Blade Runner, elettronica, due immagini, due descrizioni che non c'entrano niente, tu sei già in atmosfera 6. È vero che rispetto all'inizio, oggi noi quando sentiamo, perché noi quando sentiamo un suono di qualcosa tendiamo a collegarlo a qualcos'altro. All'inizio del cinema si erano viste molte meno cose che adesso. Quindi oggi noi quando sentiamo un suono abbiamo molte più cose da collegare. Quando vediamo un film, vediamo una scena, possiamo già collegare mille altre scene che abbiamo visto, quindi sappiamo già dove andremo a finire. Possiamo usare lo stesso così. Se io metto un certo musico, cioè non mi aspetto che salti fuori, che ne so, la signora con i biscotti. Cioè, al Modena l'anno scorso abbiamo scelto una musica disturbante per una scena in cui doveva uscire uno spettro, era Dungeons & Dragons, prima edizione, Beckney, uno spettro che doveva uscire dall'ombra e muoversi come, avete presente Voldemort nel primo Harry Potter, ma che si muoveva come una specie di fluido, no? Ecco, con questa musica di violini disturbanti, che se avessimo usato le trombe, ad esempio, stessa melodia ma con le trombe, non sarebbe stata la stessa cosa.
Una cosa interessante, ricollegandomi a quella di Stefano, è anche l'esatto contrario, tra parentesi, cioè il contrasto, scena, musica, ok? Facciamo un esempio, da una parte la musica può accompagnare una scena in maniera molto elegante, cioè facciamo una scena d'azione e metteremo una musica d'azione, però è anche bello il contrasto in alcuni contesti perché può creare quello che è una dissonanza cognitiva tra la descrizione stessa e quello che la musica sta cercando di generare in te. L'esempio più tipico qual è? La tipica musica da film dell'orrore, quella dei bambini o delle canzoni cinese dei bambini, perché? Perché è talmente assurda, avvicinata, che crea una discrepanza fastidiosa. Avete presente Profondo Rosso? Tutti avete presente. L'apertura di Profondo Rosso. Una nenia, no? Però quella nenia, che dovrebbe essere innocente e pura, contrastata rispetto a quelle scene che vediamo all'inizio, tendono a crearti. E questo ci ha rovinato, perché chi ha visto Profondo Rosso e sente una cosa del genere, o un giocatore di ruolo che gioca giochi di ruolo, quando sente la musica da bambini non pensa a che bella musichetta da bambino, ma pensa alle peggio cose. Poi esatto. Cioè ad esempio faccio i trailer di solito per le mie campagne o anche delle chat in mezzo, in una delle varie scene che ho messo era il benvenuto al circo Oi con la musica del circo e sotto delle immagini disturbanti. La musica classica, una venita al circo e frasi agghiaccianti, cose così, perché è anche quella cosa che tende in te a crearti un'angoscia, no? Di dire, cavolo, la normalità, l'orrore, una delle cose importanti dell'orrore, ad esempio, è quando nella tua normalità penetra la normalità, cioè in una maniera oscena, si crea proprio una dissonanza, no? Ma com'è possibile che questa cosa che per me è sicura, in me creerebbe una sensazione di gioia, di divertimento, di allegria, è così legato a delle cose orribili? Oddio, cioè nel senso, non capisco più, sono confuso e la confusione genera angoscia. Questo era un piccolo accenno sulla musica, ovviamente come dicevo noi parliamo di riflessioni, cioè non saremo a fare delle lezioni anche perché abbiamo qualcosa come 5 punti enormi e sarebbe un panel da 3 ore l'uno praticamente. Ovviamente non vogliamo insegnare. Esatto, e quindi qualcuno intanto vorrei farsi qualcuno avesse qualche riflessione, qualche domanda, qualche idea, qualche proposta? No, spesso. No, un'altra cosa volevo aggiungere, visto che abbiamo anche qua persone che se ne intendono di altri giochi, così buttare due spunti, due idee. Blades in the Dark, per dire chi conosce Blades in the Dark, è un gran gioco, ne parliamo più avanti quando parliamo ad esempio dell'inquadratura della sceneggiatura, ma Blades in the Dark è ambientato in questa città distopica, Duskfall, è una città praticamente ottocentesca, tendenzialmente ricordo un po', alcuni sostengono Londra, altri Luverna. Hai questa enorme città, non è steampunk, il termine tecnico sarebbe ghost punk, perché hai questi enormi fluidi, l'elettroplasma verdastro, bluastro, queste luci strane, distorte. Man. Esatto, questo sole che non esiste, quindi è sempre notte. Blades in the Dark, solo sul setting potrei parlarne per anni, perché ad esempio è una città dove non hai le ore, cioè è sempre notte. Hai un campo elettromagnetico intorno alla città che difende la città dalle invasioni di fantasmi. Poi perché ha fatto l'edizione Kickstarter ci sarà anche la contrapposizione con Uguscia, che è eccezionale. Secondo me purtroppo doveva metterlo anche nel base perché non si nota la bellezza di quel set se non vedi Uguscia, vabbè. Blades, ad esempio, io uso spesso le colonne sonore per Blades, tipo di Tiff. Queste città, voi immaginate una città distopica, alimentata di energia, ma in realtà non è energia elettrica moderna, futuristica, cyberpunk, hai pistoni che si muovono, ingranaggi, tutto mosso a energia, comunque, ma un'energia che non è vapore perché non è steampunk, ma comunque un'energia che si trasforma in sua volta in meccanica. Quindi il suono ambientale deve essere meccanico, ma anche il suono stesso. Cito Dante Alighieri per dire quando nel Visconti Ugolino usa quell'abuso di Ti per fare il segno della masticazione, anche la musica che buttate ad esempio in Blades non può essere allegrotta per dire, ma se caricate molto su questo segno, su questi ritmi da meccanica, da macchina, caricate ai giocatori questo senso. Un esempio meraviglioso sono i Queen, per dire che fa molto ridere. Per dire The Machine World. Esatto, ma tutta questa cosa, no? Oppure, volare ad esempio, canti italiani della regione di appartenenza, cose così, però possiamo anche mettere il filastrock. Hai anche una marea di burattini nel Santo Imperium, soprattutto hai questa cosa che la tradizione orale italiana passa molto per la filastrocca, e la filastrocca ritmata, magari non con una musica di sottofondo, ma la filastrocca stessa per sua natura è ritmata, no? Per chi legge, per chi ha letto Sanctum, c'è cioè anche la famosa filastrocca di Kula Mort, no? Oppure ad esempio il terzo dei quattro Reich di Sine, siamo in Germania, in questi borghi, la musica che mi fa impazzire, la mette nei borghi nazisti, perché siamo ancora in quattro Reich, è quella tipica dell'Oktoberfest.
quella falsa, no? Perché devi creare quella questo clima. Sì, devi creare questo clima. I borghi nazisti sono borghi falsi, sono borghi dove si nasconde un'ipocrisia mostruosa. Quindi è anche bello caricare questa immagine, no? Stand bavarese un po', per creare proprio il contrasto. Un'altra cosa bellissima, sempre in Cina, vabbè, se andiamo a spostarci in Soviet, fare delle tracce famose, dove viviamo in queste città meccaniche, metalliche, le persone sono liberamente, possiamo giocare ad esempio anche con la synthwave, cioè possiamo portare cose estreme, perché ovviamente il suono stesso è metallico, cioè deve risultarne questa presenza del metallo anche nel suono, tanto per fare un esempio di colonne sonore, non di suoni ambientali, no? Sempre questa cosa che carica il giocatore quella sensazione angosciante di metallo, di ripetizione. Posso parlare anche di fantasy epico? Sì! Vabbè, il fantasy epico non è pieno, c'è la Signora di Anelli per esempio, ma quindi canzoni epiche, Carmine Burana, di Excalibur, piuttosto che Cavalcata delle Valchirie, piuttosto che magari i corni, sono cose che... Princess of the Universe, The Queen, no? Sì, perché la colonna sonora, vedete, non è, dal nostro punto di vista, cioè, io non penso che in locanda, all'epoca, per dire fantasy, ci fosse Enya. Cioè non è che c'era Enya che suonava in locanda. La colonna sonora di un film deve essere slegata perché è emotiva, è una cosa importante, cioè se in un combattimento... è aggiuntiva, non è... Sì, dà un più. Esatto, dà un più. Dà un più, perché se dà la stessa cosa, tutto il resto non va bene. Esatto, quindi alla fine una delle cose interessanti secondo me è proprio giocare su questa cosa, cioè giocare sulla colonna sonora come in un film. Prendere questa tattica e dire, perfetto, faccio un combattimento molto veloce, molto, molto violento, possiamo anche mettere una colonna sonora di video. Perché magari in quel momento lì quella colonna sonora incalzante, veloce, potente mi serve perché è un combattimento veloce, smart, così un inseguimento in automobile e metto un'altra colonna sonora. Non mi serve la macchina che fa per 20 minuti brum, perché non mi dà niente. Mi viene a pensare all'ultima sigla introduttiva di Overlord. Esatto, bravo, spettacolare. Sì, ma anche quando c'è il combattimento con gli NPC lo uso sempre, no? Perché è bellissima, l'ho trovato una sede 11 minuti e dove l'ha mandato sotto, no? Perché ti carica, ti voglio proprio voglia di prestarla lì. Sì, ovviamente. Bisogna avere lo scopo, quindi questa per dire che avere lo scopo quando usi questa cosa, perché è vero che tante volte si usa di sottofondo, chi non ha mai messo su YouTube la selection Call of Duty piuttosto che fai andare il sottofondo, fai andare. Sì, questa soluzione, ma se vuoi dare un'esperienza più pervasiva, a questo punto scegli le canzoni e addirittura puoi fare il master, ma se il giocatore al suo personaggio, ha le sue canzoni, al suo playlist, perché non usarle? Quando il giocatore, che ne so, quando il cavaliere, il paladino si butta nella mischia contro i nemici e faccio partire, ovviamente, un accordo che deve essere cantato e non deve essere un casino, il bazar, esatto. Però do tutte le possibilità di essere, di avere live grazie alla musica, quindi non è una cosa dedicata solo al master, anche i giocatori. Tra parentesi, nei mammiferi, questa è la conoscenza, poi velocemente, i sensi che si collega più al ricordo sono l'udito e l'olfatto. Ci sono fatto un vero niente. Ma vedi troppo magari. È meglio soltanto. No, per non dire niente. Quindi per dire, noi ci siamo, cioè la vista ad esempio è il senso minore tendenzialmente nella memoria. Quante volte vi capita di vedere una cosa e di fare un ricordo in testa e quante volte di sentire una musica e ricordare una scena? Fa pensare, no? Soprattutto l'ho fatto il primario su questa cosa, ma... E questo secondo me aggiunge anche il fatto che se la mia vista è già occupata, se sono già occupato a lavorare con così visivo, non riesco a attivare così facilmente l'immaginazione. Quindi sfruttare un canale che non sia visivo per sviluppare un'immagine in mente, è meglio che usare un'immagine per sviluppare un'immagine mentale. Io adesso schippo direttamente perché il tempo comunque tiranno, abbiamo tante cose da dire, abbiamo toccato l'udito e adesso parliamo del senso più complicato. Secondo me è proprio, infatti abbiamo una marea di punti su questo senso, che è la vista. Perché ahimè, in un gioco di ruolo, soprattutto cartaceo, ma in realtà anche in altri tipi live, perché nel live comunque devo fare ad esempio in quelli fantasy, devo fare un po' di compromessi con quello che vedo il realismo, ma anche in un live chamber devo fare un po' di compromessi e capire che davanti ho delle metafore molte volte, no? Devo collegare quel senso a qualcos'altro. Partiamo agganciandoci alla vista e agganciandoci al cinema e alla cosa fondamentale, cioè la più grande arte del cinema, secondo me, che è quella dell'inquadratura, cioè della descrizione della scena da parte della videocamera. Vado? Vai. Se una volta il western l'avete visto tutti? Benissimo. Questi sono giovanissimi, no? No, però, togliti lo spizzo di quella. Magari ti viene la curiosità, tenete conto, cioè Sergio Leone, Stanley Kubrick, sì, fantastico. No, perché poi
se fossimo andati su Shining, poi anche sulla fotografia dopo, no? Un film completamente stravolto, un film horror dove c'è la luce e non c'è buio, c'è bianco, non c'è tranne l'ultima scena da fare, ma non c'è buio, solo luce, no? Incredibile come si è riuscito a costruire. Comunque, se hai giocato a Red Dead Redemption, c'è una volta questo, cioè deriva da quello, cioè il figlio legittimo di c'è una volta questo. Allora, se uno deve raccontare l'inquadratura, i primi 10 minuti c'è una volta questo, raccontano tutto, no? La prima scena, abbiamo deciso di non far vedere immagini, sarebbe stato troppo semplice. Quindi dovete immaginare, stiamo parlando di giochi di ruolo, ve la dovete immaginare. La prima scena, chiaro, campo lunghissimo, il primo campo è il campo lunghissimo, la prima scena. Si vede un deserto, le montagne in fondo, sono delle montagne là in fondo, e c'è una linea ferroviaria con dei palmi. In mezzo al deserto c'è una linea ferroviaria enorme. E questo è il primo campo lungo, si vede dove siamo, non c'è niente, cioè per chilometri, perché chiaramente non c'è niente, siamo in mezzo a nulla, tranne questa linea ferroviaria che poi diventerà essenziale nel contesto del racconto, la linea ferroviaria, perché poi è quella che tiene in piedi tutta la storia e il protagonista è la ferrovia, no? Non c'è niente da fare. Seconda scena, campo lungo, la telecamera si sposta e inquadra la stazione ferroviaria, perché prima si vedeva solo la ferrovia, poi c'è la stazione ferroviaria. La stazione ferroviaria dove c'è anche questa pala che serve per tirare l'acqua dal pozzo, c'è un pozzo di acqua, un pozzo. Poi nel contesto del film si capisce che l'acqua diventa essenziale, perché allora le macchine a vapore, se non gli mettevi l'acqua dentro, il treno non andava da nessuna parte, quindi era essenziale che ci fosse l'acqua. E quindi si comincia, uno dice vabbè, finché non vede il film, non capisce il resto del film, non capisce perché c'è questa informazione. Si vede la ferrovia, cioè la banchina della ferrovia. Terza scena, il campo totale. Il campo totale ti inquadra un attimino quello che potrà succedere, sta succedendo. Il campo totale entra dentro la stazione ferroviaria e troviamo tre personaggi vestiti con uno spolverino bianco, che poi nel contesto del film diventerà importante anche questo, no? Perché è il paramento di una banda che si chiamava la banda di Cheyenne, che era in giro con questo polverino bianco che poi serviva da coprirsi dalla polvere, no? Perché andando via quei cavalli, insomma, la polvere, quello serviva. Con lo spolverino bianco c'è il bigliettaio, la ferrovia lì, e ti fa vedere che ci sono tre protagonisti. C'è anche un'altra signora che lì ovviamente sta aspettando il treno, e il bigliettaio. Sono tre che lì aspettano qualcosa, stanno aspettando qualcosa. Il campo medio poi si restringe e rimane fuori il bigliettaio, rimangono solamente, sempre all'interno della ferrovia, rimangono comunque questi cowboy, chiamiamolo così, che puoi chiamarli cowboy, perché cowboy sarebbe stato quello, il ragazzo che portava le mani, questi sono dei killer, però, e si usa il termine cowboy. A un certo punto arriva il treno, passa il treno e dall'altra parte appare la figura intera, quella di Salvonso, che scende dal treno. Fino adesso non hanno detto forse una parola di dettaglio, ma comunque non c'è dialogo. C'è il dettaglio, scende questo cowboy, senza cinturone, senza pistole, con una borsa in mano, scende e dal treno e lì aspetta qualcosa. Piano americano, nel senso che successivamente la macchina riprende. Un piano americano vuol dire che praticamente dalle ginocchia in su, sostanzialmente il piano americano è quello, la ripresa non è più la figura intera, quindi dai piedi fino alla testa, ma dalle ginocchia in su più o meno, tre quarti della figura. E vede uno di questi cowboy che sta aspettando, questi killer, piano americano. Successivamente un piano medio riprende un altro di questi, tagliando fuori proprio dal ventre fino alla testa, e riprende anche questo, quindi anche lì abbiamo un piano medio. La terzo, il terzo, e sono due personaggi diversi quelli che ho inquadrato.
operato, sono i famosi tre che stanno aspettando. In quella successiva abbiamo un primo piano. Primo piano, si vedono dalle spalle la faccia, il terzo che sta aspettando. Quindi riprendi i tre personaggi. Successivamente, ancora, abbiamo il primissimo piano, Charles Bronson, che nel frattempo c'è stato un minimo di dialogo, ha preso un'armonica e ha cominciato a suonare questa armonica. E quindi c'è il piano proprio, si vede solamente la testa, e poi anche questo dice, va bene, l'armonica. L'armonica diventa un altro piano essenziale, perché noi durante il film non sapremo mai come si chiama questo, il protagonista. No? Viene citato da un altro protagonista che lo chiama ragazzo, ma tutti lo chiamano armonica, perché lui non parla. Ogni tanto, quando la fa, suona, si mette a suonare questa armonica, che poi anche l'armonica dice, vabbè, perché l'armonica? Perché l'armonica, nel resto del film, è un altro fattore importantissimo. Cioè, se tu non racconti che lui suona l'armonica, non capisci la storia del film, che poi verrà svelato che alla fine dura tre ore il film, non è proprio una cosa. Cosa succede? Succede che a un certo punto lui smette di suonare l'armonica e gli dice ai protagonisti, mi avete portato un cavallo, e nel frattempo la scena inquadra i tre protagonisti e tre cavalli, tre loro e tre cavalli, e loro gli dicono no, non l'abbiamo portato. La risposta sua è ce ne sono due di troppo, ok? E uno dice, ma è disarmato. Lui aveva nell'inquadratura piena, c'aveva una borsa in mano, forse aveva. Alla fine c'è lo scontro, lui dentro la borsa, che poi c'è la quadratura finale in dettaglio, infilata nella borsa c'è la pistola, e nella borsa è proprio lì. Quindi l'inquadratura finale in dettaglio che si riprende la borsa come dentro la pistola. Chiaramente, come avrete capito, alla fine lui se ne va con il cavallo e gli altri tre invece andranno via in orizzontale. No? Poi addirittura la scena dopo la sparatoria inizialmente era stata tagliata, poi è stata rimessa con lui che si riprende, che c'ha un buco nella spalla, via destra. Ecco, le prime scene, questo è come descrivere, perché raccontando in questa maniera uno ha l'idea di quello che sta succedendo. No? Adesso qui mi sono fermato ai campi, poi ci sono altri pezzi intermedi, no? Come quella dei cavalli, eccetera, eccetera, che non li ho citati così per farvi capire il filo della storia, ma in effetti sulle inquadrature normalissime, niente, non rientrano in tutte le altre inquadrature che abbiamo visto, però in quei 10 minuti di film, forse anche più, 15, quindi non so, io so solo che mi ricordo, me lo ricorderò sempre, perché dovevo andare a scuola guida, quindi avevo 18 anni, adesso sono 65, di quanti anni fa stiamo parlando, e ho saltato la scuola guida perché sono andato al cinema e il film durava 3 ore invece di 2, mi ha sballato tutti i meccanismi, io non lo sapevo, e quindi ho dovuto poi pagarmi la scuola guida, i miei genitori hanno pagato la scuola guida che io non avevo fatto perché mi sono visto il film, ma la prima parte è lunghissima. Tant'è che c'erano state a tempo molte critiche perché la gente si stufava, non riusciva a capire il contesto del film. Poi col tempo, oltre al fatto che non è incassato, è stato tantissimo tempo, è diventato un po' importante. Eravamo abituati al western americano, che era molto più movimentato, molto più rapido, eccetera, eccetera. Mentre Sergio Leone ha introdotto poi tutta la sua storia, no? A parte che aveva già 3 film western alle spalle, ma con questo ha cambiato radicalmente il modo di fare cinema. Ok, ovviamente cinema è immagine, però anche il gioco di ruolo è immagine. Non è solo l'immagine che abbiamo sul manuale o l'immagine che abbiamo stampato, che ha comunque il suo lavoro, perché posso usare anche quella volendo. Proprio uno dei modi che è stato raccontato in questo caso, posso un dettaglio te lo posso far vedere con una foto, se è troppo complicato da farti immaginare o non so come farti immaginare o troppo lungo da spiegare. Se devo, passatemi il termine, ammorbarti un quarto d'ora per spiegarti una città come è fatta, è meglio che te la faccia vedere, no? Perché tu subito, visivamente, cogli le caratteristiche, non tutte, però l'immaginario si rende conto in questo caso. Poi, io quando il master descrive, fondamentalmente, diciamo che per me questo genere, il gioco di ruolo non è una conversazione, è una comunicazione.
quindi è molto più ampio. La comunicazione, come ha detto, copre tantissimi aspetti di tutti e cinque i nostri sensi. Devo cominciare a descriverti o ti riuscire a dire qualcosa, perché o diventa un colloquio tra personaggi oppure qualcuno deve descriverlo. E a questo punto, sapere che esistono questi tipi di inquadrature e sapere perché vengono usate queste inquadrature mi permette di fare altrettanto. Se io voglio far pesare su di te il fatto che degli occhi ti stanno osservando tra la folla, io con la descrizione ti sto facendo un primissimo piano. Degli occhi ti stanno osservando un dettaglio che sono. No, sì, no, è un dettaglio, perché se fai gli occhi, è un dettaglio. Un dettaglio degli occhi, o degli occhi, anche degli occhi rotti, degli occhi verdi, ti stanno osservando la forma. Ma non è che tu visivamente, e questo puoi parlare in telecamera, anche dentro quel ruolo, tu visivamente stai guardando gli occhi, oppure vedi solo gli occhi. Poi, come abbiamo visto nel panel abbandonare il tavolo, e come ha fatto lui stesso, quando io descrivo, uso tutto il resto di me, perché se io ti dico degli occhi, oppure dico il deserto, e non dico il deserto o il deserto, ma il deserto, ti aiuto a farti un'idea. Il deserto, tu con la testa idealmente stai guardando il deserto, e si stende fino a dove arrivo con la mano, no? Quindi, questi campi sono... Siccome è vero che il cinema è il gioco di ruolo è un medium nuovo, ma raccontare è il principale che può essere utilizzato anche per il gioco di ruolo, perché effettivamente io sto creando le immagini, ci sono tecniche assolutamente utilizzabili. Allora, io intanto mi collego all'inquadratura, anche un tornato al montaggio, perché le inquadrature cosa collega una scena dall'altra, non è adesso che mi ho raccontato. Purtroppo lo so che magari può essere tutta la descrizione del quadro noiosino, lo ammetto, però serve, perché se non abbiamo vocabolario comune... No, però volevo dire, guardatevi quel 10 minuti... Sono un capolavoro da fare del cinema. E vedete tutte queste cose. Cioè, è bello essere cosciente delle cose, carino. Cioè, se io parlo di una cosa e non abbiamo lo stesso vocabolario, non ci capiamo, cioè, è semplicissimo. Il montaggio, sapete che cos'è? Cioè, cosa collega le scene? Si chiama montaggio questa cosa, no? Allora, il montaggio è una parte importante, perché queste inquadrature che noi descriviamo, queste cose che a me fa sempre impazzire, perché ogni master ha il suo modo di fare. Ok? Una delle cose che è importante, secondo me, su cui buttiamo sempre il concetto della riflessione, è che nessuno vuole l'uniformità nel GDR. La cosa bella in un certo mondo, che è quello del cinema, della crisi, sono molto bravo ad esempio nel montaggio delle scene. In Blades i miei giocatori si saranno amati, perché gli switcho da un momento all'altro le cose. E poi ho un bellissimo dizionario medico che prima o poi venderò con tutte le sindrome che ho inventato per il GDR, tra cui la sindrome del sacco di fagioli, cioè che è la sindrome del il giocatore che pretende, ma anche il master, cioè chiaro, che pretende di mettere delle cose, di farmi delle scene, di dilatarmi delle inquadrature che non mi servono a nulla. Cioè il GDR per sua stessa natura è funzionale, okay? È pragmatico, è emotivo, perché l'emotività è pragmatica in un certo senso. Perché io se sto lì a raccontarti, vado al mercato, compro i fagioli, quanto costano i fagioli? 5 euro. Cioè quella scena lì è bella magari, è anche interessante, dà una vita, però in realtà è molto come raccontavano in Blossom, che è una serie TV che molti di voi non si ricorderanno, ma è stata della Disney, dove facevano anche rottura della quarta parete. A un certo punto una sta contescente e l'altra gli fa. Non si è mai reso conto che nelle serie TV che guardiamo nessuno si ammala mai, nessuno non va mai in bagno, nessuno no. Questa è una cosa che ad esempio nel tabletop non serve, ma in realtà non serve mettere il personaggio che va in bagno, perché se io dico al giocatore che sta andando in bagno, vado in bagno, ok, apriamo la scena sul bagno, il giocatore già dentro di sé sa che sta accadendo qualcosa, non mi metto a descrivere tutto gratuitamente per dire, no? Perché ovviamente ogni scena è funzionale anche qualcosa. Ordinatorio, quanti... Ma anche il montaggio, in realtà ha una grande capacità di creare non solo la scena ma l'emotività, ok? Cioè, immaginatevi il classico esempio di Blaze, ma non conosce Blaze. Blaze è molto forte in questa cosa, perché il gioco è nato da un autore che ha detto: la cosa brutta di fare i piani per i colpi in banca erano diversi, tra cui uno che passava l'intera sessione a fare il piano e la volta dopo giocavi sul piano magari perfetto al millesimo, per cui o il piano si risolveva in 5 minuti, per cui la vera giocata era stata preparare il piano, oppure il master doveva inventarsi delle robe perché sennò non facevi niente, cioè entravi e non fa tutto perfetto.
La seconda era che inventando delle robe, i giocatori se non erano preparati, cioè tu avevi immaginato una squadra di eroi precisa che diventava una fortezza, che poi non si era resa conto che serviva un cacciavite, fa ridere, serviva grottesco. Blitz ha questa grande capacità di giocare col montaggio. Quello là non si ripiglia la macchina, no, chiudiamo quello. Scusate, mi facciamo un attimo morire, ma almeno se il tipo riprende la macchina. Usiamo l'agnello dorato. Esatto. Blitz ha la grande capacità di giocare su questo, tramite che cosa? Uno, la capacità del flash, perché la rimane il giocatore, cioè io, dato che sono preparato per il piano, durante il gioco, durante il colpo vero e proprio, però nel colpo, cioè la preparazione del colpo non esiste. Invece oltre che la telecamera c'è anche in che tempo è la telecamera. Esatto, io non preparo il colpo lo preparo, cioè io decido solo il punto d'entrata, il tipo di colpo, così via poi in diretta, possiamo anche partire addirittura in media flash, cioè siamo già entrati, stiamo facendo un inseguimento con le gondole. È una cosa che la cito solo perché uno dei miei colleghi vuole farla prima o poi, speed con le fondi. O se è vera. Esatto, possiamo farlo così. Però cavoli, mi serve quell'oggetto lì, ho trovato una porta, ok, flashback, apro flashback, ma io mi ero preparato, perché io mi ero procurato l'esplosivo, per dire. Semplifico molto, se non stavamo parlando di tecnica. Comunque c'era la usa di vera, no? Esatto. E invece sembra che ha... Sembra che non sia riuscito, invece fa vedere George Clooney che aveva fatto mi butto giù dalla finestra, ma c'era un carro perché io apro un flash perché avevo preparato che un tizio portasse un carro lì sotto pieno di paglia. Bellissima inquadratura, quindi se ci immaginiamo un film, sposto la telecamera, in realtà non sarebbe un ok, adesso ti racconto, adesso recuperiamo, scusami Stefano, mentre scriviamo, cioè, in realtà è un tac tac, cioè non flash è su 5 persone che stanno lì a disegnare cose, a parlare, no, si sposta, perché anche tenerla fissa, tante volte bisogna anche spostarla, la telecamera. Ad esempio, proprio parlando di montaggio, ho detto, ok, il giocatore si aspetta che se una cosa un po' piaceva cieco, se c'è una pistola, questa pistola deve sparare, se no è inutile fare la pistola, no? Il giocatore dice, ma se c'è questa cosa, allora ci sarà qualcosa, qui nasce un'altra sindrome, non so se l'hai messa nel tuo capacitario. Esatto, che se il master mi dice una cosa è perché qualcosa è importante. In realtà non bisogna fare cose inutili, non bisogna neanche generare questa, diciamo, ansia di dire se mi sta dicendo questa cosa è importante. Ad esempio, ieri ho fatto una sessione di Call of Cthulhu, una gita in collina, queste persone normalissime, quindi chi ne so, l'estetista piuttosto che l'autista piuttosto che, si fermano a un punto di ristoro, vanno nel bagno appunto, e nel bagno le due donne incontrano altre due donne che stanno parlando. Breve, ma proprio brevissimo, perché loro, probabilmente uno di loro pensava, ma se nessuno ci deve parlare, questa dice no, e chi sei, cosa vuoi, ok? E poi se ne va. Quindi è inutile. Io la chiamo la sindrome della gentile signora. Questa è inutile. Non, se non fosse che alla fine di tutto si scopre perché hanno incontrato queste persone al bagno. Quindi tutto deve avere un senso, ma non deve essere il senso che lo faccio vedere perché ci devi operare sopra. Io ti faccio vedere tutto un senso. Ma se sono bravo a costruire quello che vedremo dopo, che è la sceneggiatura, e quindi a montare le scene tutto quello che vedi prima o poi ti costruirà una narrazione chiara. Brutalmente, purtroppo ve lo dico, ci faremo qualche spoiler su dei film, perché sennò anche perché mi spiace, dato The Passion ha comunque fatto capire che si possono fare film con gli spoiler. Si sono spiegati. Non so a quel tempo. E allora, sesto senso, l'avete visto? Allora, ok, Shyamalan, grandissimo regista fino a un certo periodo. La grande capacità di Shyamalan è giocare sul montaggio questa, poi affronteremo il tema della scesa davanti, però se voi guardate il sesto senso, dopo voi l'avete visto il sesto senso? Sì, i classici. Allora, il sesto senso, alla fine del film c'è una rivelazione che cambia tutta la visione del film. Se tu riguardassi quel film, partendo da capo, cioè sapendo però quella rivelazione, noterai, e anche nel film te lo fa vedere, tante scene dove il montaggio e la costruzione della scena cambiano totalmente di significato. Esempio stupido, non c'entra con lo spoiler del film, mettiamo che io sia una persona che, e c'è un esempio molto bello, che prendo racconto di fantascienza poi ci mettiamo meno, un uomo butta a terra una donna e inizia a dare dei pacchi sulla schiena, cosa sta facendo? Direi
però se noi scopriamo che quella donna aveva preso il fuoco il vestito, diventa una scena totalmente diversa, ok? La telecamera magari in quel momento lì è buttata lì, vediamo le parti, ci caso non c'è violenza, spostiamo la telecamera, torniamo indietro di qualche secondo, vediamo lei che ha un vestito in fiamme, poi la butta a terra, no? Kurosawa, grandissimo regista, in Rashomon giocherà tutto questo film sull'idea dei punti di vista, no? Le scene vengono viste agli occhi di diversi protagonisti, la telecamera addirittura racconta una storia diversa in base agli occhi del protagonista. Il PVDA, Play by the Apocalypse, usa il termine mossa, le moves, no? Mi piace, a me moves piace molto definirlo come la mossa della cinepresa, ok? Non è la mossa del potere, non è la super mossa ninja. Perché se voi guardate le mosse del PVDA, che io consiglio comunque a tutti di comprare un PVDA nella vita, perché un semplice PVDA vi aiuta a capire molti concetti che ci sono dietro la narrazione condivisa, ma non solo, ma anche la narrazione stessa. Esatto, usare anche poi sui utilizzi. Esatto, perché poi li puoi incastrare dove vuoi. Cioè, in realtà, il PVDA è un ottimo lavoro di decostruzionismo su come si fanno certe cose, non fosse di mosse e così via. E aiuta il giocatore a intervenire nella trama non solo più come utente passivo, ma anche come utente attivo, perché ad esempio le mosse, cioè i poteri, chiamiamoli, le azioni che puoi fare, non sono solo mosse magiche o mosse ninja, ma sono anche mosse narrative, cioè ci sono giocatori che possono, attivando determinati trigger, cioè, non so, ad esempio, se trovi delle prove, allora attivi questa mossa e scopri che è l'assassino, semplifico molto anche qua, il giocatore cercherà di trovare delle prove in modo tale da poter sbloccare quella mossa. Questo ci permette di costruire, quindi tiene una grande capacità di insegnarci a scrivere un gioco di ruoli, cioè scrivere una trama di un gioco di ruoli, e di permettere al giocatore di essere partecipe ad essa. Una cosa che voi vedete, noi facciamo demo, anche qua a Modena, una cosa che voi vedete, ad esempio, se fate demo, se andate a un tavolo con me, io parlo di me perché sono quello che mi conosco meglio, in teoria, e io noto tanto che i giocatori non sanno fare narrativa, narrativa emergente, cioè ad esempio, non prendere in mano la telecamera. E io ad esempio vi dico, siete a un tavolo con me, c'è questa cosa qua, è capitato oggi nelle demo, ok, il tizio vi dà un indizio, che fate? Panico. Attimo, panico. Cosa farò? Ma cosa posso fare? Se puoi fare, cioè non sei obbligato, cioè molte volte ci si lamenta del railroad, cioè del termine che si usa per disprezzo verso il master, cioè del master che ti vincola a seguire una trama, molte volte si lamenta dell'illusionismo, cioè del master che fa railroad, quindi ti vincola ma semplicemente lo nasconde in un certo modo. Molte volte non si rende conto che prendere possesso della telecamera, spostarsi dietro l'occhio della cinepresa, non è così facile. Che vuol dire, tradotto, è guardo fuori dalla porta. Esatto. Tutto si sposta fuori, cioè la telecamera cambia telecamera, cambia quadratura della porta. Tutte queste cose che abbiamo visto, questi cambi, tra l'altro, sono legate anche a dove è posizionata la telecamera, giusto? Se vuoi... Perfetto. E in aggiunta buttiamo anche un altro tema insieme, sì, che li colleghiamo, sì, tanto l'immaginario condiviso, perché sì, sennò non ci capiamo più. Cioè, la telecamera è perfetta, perché un giocatore non riesce a prendere possesso della telecamera? È una domanda che ci si può porre, ma perché anche un master non deve imporre la telecamera in alcuni contesti? È una domanda che si può porre. Cioè, noi ad esempio, nella grande guerra tra giocatore e master ci dichiariamo la Svizzera, cioè non ce ne frega niente, sì, fondamentalmente il bello di un tavolo è quando un tavolo esce, io dico sempre ai ragazzi che mi chiedono come è stata la sessione, come sono andato, posso dire, guarda, se il tavolo si è divertito, o si è trovato, no? Adesso entro in questo vocabolario emotivo, si è trovato bene, evidentemente fate un buon lavoro, punto. Perché un buon lavoro non è matematica, non è una votazione, è far vivere un'esperienza. Quell'esperienza la fai vivere, ma quell'esperienza richiede un vocabolario comune. Quando siamo partiti con questo panel, vi ho chiesto che giochi giocate, perché se io vi parlo di un gioco curdo sui poeti, sui cibi, e voi non sapete nulla di quel gioco, parliamo di nulla, ok? Se io vi parlo di un Divinity System e voi pensate che un Divinity System, boh, cosa sarà mai, non parliamo di nulla, cioè parliamo di nulla per tre ore. Il vocabolario condiviso, esattamente come l'immaginario condiviso, è necessario per prendere il controllo da parte di tutti della storia, ok? E un esempio molto comune, ad esempio, dell'immaginario condiviso lo abbiamo nella fotografia, no? La fotografia all'interno del cinema, so che tu hai già dato la tua parte, poi tu arriverai dopo, ma nella fotografia questa cosa qua è la fotografia, che cos'è fondamentalmente nel cinema? È la costruzione dell'immagine, ok? Cioè è quello che ci permette, cioè voi vedrete sempre un regista è quello che costruisce la scena, semplifico molto anche qua, il fotografo non è quello che fa le foto, ma è quello che descrive, decide come la scena, la luce, l'illuminazione, no?
quella cosa ci serve nel gioco di ruolo per saperci dove ci muoviamo. Anche perché dico, entri in una grotta, il giocatore va bene, ma quindi entri in una grotta e vedi un'apertura dall'altra parte, automaticamente ho creato un minimo di immaginario condiviso che permette di prendere delle decisioni. Non solo, ma ad esempio, faccio un esempio molto chiaro, qui Blaze the Dark è un manuale che per me è perfetto su 1000 aspetti. Passa, allora, è un gioco dove il setting non esiste in un certo senso, è molto, in realtà il setting di Blaze the Dark non ha una storia, tanto per, non c'è una cronologia precisa, non ci sono date, non ci sono praticamente niente, cioè i PNG sono solo dei nomi, però passi interi capitoli, interi, a descriverti come funziona la città, a descriverti non le vie, a descriverti, non ti mette il catasto di Blaze in the Dark, non c'è mai una pagina dedicata alle vie, però ti descrive come descriverà al meglio l'ambientazione, cioè lui ti dice non descrivete la città, per me è un po' lavoro quella parte, non descrivete la città come una cosa che è, allora vai a via fosse in groppo e poi da via lì sono 30 metri, no? Descrivetela come devono viverla, cioè nel senso descrivete la fuliggine, caricate molto sul rumore, fate sentire questo... Le miniere di Moria, non pensiamo a, che ne so, ai cesti per trasportare le pietre o alla sala degli attrezzi, ma pensiamo alle colonne, ci fanno delle cose che ci trasportano automaticamente e velocemente nell'immaginario che ci serve per... anche di che ci serve. Esatto, perché infatti è quello, cioè perché Blaze calca così tanto la mano, ad esempio? Perché ti dice, se i giocatori si sentono lontani da quel mondo, lo vedono soltanto come una mappa, per loro è una mappa, appunto, non sarà nient'altro che quello, non ci riusciranno a muoverci dentro, perché per loro è Blaze saperci muovere la città è importante perché colpisci tu. E ricollego all'esempio della mappa della città di prima. Se devo farti vedere come è strutturata la città, una cosa, se devo porre nell'atmosfera della città, posso mettere giù tutta la tutte le mappe e le foto che voglio, ma io vedrò delle mappe e delle foto. Cioè, è come la cartolina delle vacanze, no? Esatto. Bello che fosse se tu fossi qui, sì, ma non ci sono, però non sento dove del mare, non ho la sabbia sotto i piedi. Una grande capacità della fotografia, ad esempio, nel GDR in questo contesto, ovviamente, è andare anche oltre la fotografia fine a se stessa, cioè l'immagine, ma andare anche nella sensazione, negli odori. Ma addirittura mi permette di andare ancora un passo ancora più avanti, la fotografia, cioè l'immaginario condiviso, quindi va anche del cibo. Io ho una grande passione di antropologia alimentare, mi diverto molto a caricare sul cibo dentro il GDR, perché il cibo è il linguaggio di un popolo, il linguaggio di una nazione, il linguaggio di uno stato, cioè è il linguaggio anche di un ceto sociale. E mi viene a dire una cosa, io penso a un bel pomodoro maturo che viene tagliato dentro è bello rosso con quei semi, no? Automaticamente questa descrizione genera in noi un'immagine, addirittura che questo è una piazza pomodoro, può generare addirittura l'effetto della collina, perché mi sto immaginando una cosa inventata che mi fa venire la collina. Quindi, come dice lui, se io descrivo il cibo in un certo modo con lo scopo di far venire la collina, creare disgusto o quello che è. Quindi in certo senso del gusto, posso addirittura nei casi migliori riuscire a intercettare, a immaginare l'odorato, riesco a fare una fotografia che lavora su tutti e cinque i sensi. Anche perché, come siamo partiti all'inizio panel dicendo l'albero non vuol dire niente, ma non posso neanche arrivare all'isterismo realistico, cioè all'isteria del realismo, di descriverti le venature delle foglie se non sono necessarie, cioè io devo riuscire a creare un linguaggio. Blaze, questo si riesce molto bene perché ti dice proprio questo: non preoccupatevi di descrivere tutti i pistoni uno per uno, dite che ci sono, caricate molto su questi pistoni piuttosto, no? Cioè riempite questi pistoni che suona, che buono, fa rumore, giusto di dire sette pistoni che vanno, no, niente, molti pistoni velocissimi, quindi tante volte si usa addirittura la fotografia tante volte si usa troppo spesso i nomi e i pronomi e poco gli aggettivi. In realtà la fotografia è per buona parte costituita da aggettivi. Esatto, nel GDR soprattutto l'aggettivo è importante, come dicevo anche il cibo, quelle cose lì, diventa una parte fondamentale perché, faccio un esempio subito ma faccio un po' di pubblicità. Ieri siete a mangiare la Piola con alcuni autori, la Piola è una trattoria che sta qua vicino, dove fanno il tortellino d'are, moderno. È un tortellino povero, tortellino tipico delle feste emiliane, tortellino fatto col pan grattato e il cipollotto, non c'è carne, non si è mangiata, sei povero. Ecco, una cosa così è una cavolatina, no?
però ti fa già capire tanto. Sì, se io lo metto sul piatto di una tavola, immaginatevi questa cosa, questa è una tavola di un mobile, ok, descrivo una scena, la classica tavola di un mobile, quella roba lì, il fatto che ci siano dei piatti poveri sulla tavola, cosa mi fa? Cioè, in realtà nel cinema italiano, ad esempio, adesso ho una campagna di Godace, cioè Seven City, un tabletto da Godace con dei giocatori meravigliosi, e abbiamo deciso di fare Monicelli, abbiamo deciso di caricare sullo stile monicelliano, praticamente certe volte non interromperci perché ci mettiamo troppo a ridere. Ho due partenopei meravigliosi che fanno, tipo uno tutto Totò, che fa il venditore delle lingue false, a un certo momento di panico, quando ha venduto, cioè è riuscito ovviamente, un osso di pollo come una reliquia di un santo. E meravigliosi, l'accento anche lì per dire aiutato, perché fai vedere il napoletano che fa il napoletano è bellissimo, no? Io sì che ho gli accenti in GDR forzati, invece vedere proprio questa cosa carica, no? Perché nel nostro immaginario, nella nostra inculturazione, l'accento napoletano è simpatico, tanto per dirne uno. E dicevo, la descrizione di questi personaggi, la descrizione del loro vestiario, la descrizione del loro modo di essere, carica il personaggio, cioè nel senso, c'è la bellissima uno dei due, che è un contadino ignorante, che però segue questo sacerdote, perché è convinto che sia un sant'uomo, in realtà il sacerdote non è un sacerdote, è solo uno che è scappato dalla condanna a morte, vestendosi con questi panni che ha trovato, descrive che, dato che si devono infiltrare, lo descrive così. Io prendo la do una delle mie tuniche che ovviamente, essendo più alto di me, gli arriva a mezza coscia e quello praticamente, senza trucchi, senza niente e così via, si presenta fingendo di essere sacerdote. Riescono a beccarli perché ovviamente il tizio è molto intelligente, però quella descrizione lì, se voi ve la immaginate in un film, è buffa, è bizzarra, è stata addirittura uno degli indizi che a me come master è servito per farli sgamare, cioè il sacerdote con la tunichetta corta. Questo è l'immaginario condiviso, cioè l'immaginario condiviso però non è che ha detto ah la tunica cinciata, contra, striscia destra, con quattro a sinistra, è il sentimento. Allora, esatto, il sentimento e quindi la sensazione dei giocatori succede quando, ok, consigliano di presentare, di descrivere il proprio personaggio quando si incontra la prima volta e la maggior parte sono descrizioni, sono elencazioni di cose, in realtà non dovrebbe scrivere la sensazione che uno ha, guardate. Ma io personalmente adesso butterei un'altra roba. Sì. Capisco, dicevo, visto che possiamo parlare anche d'anziano. Allora. Non quel pistolo di secco. No. È un principio drammaturgico. Se nella scena, allora stiamo parlando comunque di registi che sappiano fare le bestie, sì. Se nella scena appare una pistola, vuol dire che prima o poi colpo lo sei. Sostanzialmente, se il regista fa. Allora, torno a essere una volta al West, vi raccontate tutta la scena che ho raccontato. Appaiono i tre killer con lo spolverino bianco, diventa importante perché lo spolverino bianco appoggiato sul cavallo, addirittura neanche addosso, diventa importante perché chi ha mandato i tre killer voleva fare credere a questo che era uno invece che un altro, cioè che era la banda di Cheyenne e non Frank, quello che lui stava cercando. La storia dell'armonica, perché l'armonica? Perché, visto che avete visto tutto sul Walter West, l'armonica è quella che poi il protagonista, che non sappiamo mai come si chiama, era il fratello di un bandipeone, sbandito, che viene impiccato mettendole sulle sue spalle e Frank, il protagonista, Harry Fonda, gli mette l'armonica in bocca e gli dice suona qualcosa per suo fratello, no? La scena, l'ultimo atto è quando lui cade per terra con la sua... l'armonica che va per i cavoli suoi perché non ce la fa più a stare in piedi e praticamente lui impicca il fratello, no? È una cosa che poi ha ripreso l'altro figlio in maniera diversa. Poi, cioè, questi sono, c'era perché c'era, come dicevo prima, c'è la ferrovia, c'è la come si chiama, non mi viene il termine, questa cosa di vento che ti serve per tirare, sì, per tirare l'acqua, no? Nel senso che tirare sull'acqua perché l'acqua diventa essenziale. Nel contesto del film non c'è messo niente a caso, pochissimo. Tant'è che c'è anche una scena nella quale alla fine uno dei killer gli cade delle gocce d'acqua nel cappello perché questa cisterna ha una perdita e poi lui beve da questa cisterna e quindi comincia a dirti guarda che l'acqua diventa un fattore essenziale, no? Per cui scopriamo che ammazzano la famiglia della protagonista. Anche perché è il fattore del deserto. Esatto, il deserto, quindi se io devo far passare la ferrovia per un chilometro devo fare i punti dove poter caricare l'acqua dentro al treno. Quindi questo è veramente il discorso della pistola di Chekhov, per tutte queste cose
non sono messe lì a caso, non sapevo cosa fare, faccio una scena, faccio una scena, li faccio sparare, boh, finita lì. No, è tutto costruito, perché nel contesto del film queste cose ritornano, poco per volta ritornano, perché sono essenziali per raccontare la storia che vuole raccontare San Giulio. Sono tutte essenziali, no? Questa cosa. Il fatto che lui vada in giro, per esempio, con la pistola nel cinturone, il cinturone lo mette praticamente alla fine, quando fa il duello con Frank, lo ammazza, e quando lui dice ma dimmi chi sei, lui mi caccia la moneta in bocca, per dire, e ti ricordi? Esatto, adesso anche tu sai cosa vuol dire, no? Quindi è tutto nel contesto, e questo è essenziale nel racconto del film. Quindi uno dice, vabbè, ma mi ha raccontato queste cose qua, no? Chissà perché, si poteva anche non dirlo, perché gli mette l'armonica, poteva mettergli il violino o una tromba, no? Poteva dire, ti ricordi che sono stato io, esatto, eccetera eccetera. Non lo racconta, si capisce, perché poi ci sono i comuni flashback, no? Nel quale poco per volta, no, c'è la scena famosa, io mi ricordo, dico sempre che Nicola, quando aveva i capelli, quando aveva qualche anno fa, aveva i capelli lunghi, la barba lunga, mi ricordava Harry Fonda quando arrivava con la barba lunga e i capelli nella scena in cui praticamente arriva fino al protagonista da lontano, si vede che si avvicina, no? Il flashback non sempre parte da lontano, poi si avvicina poco per volta, si è un po' più vicino, e fino a quando la scena finale in cui gli caccia la monica in bocca e gli dice, sono la cosa più buona. E questa cosa qui, no? E poi nel film la barba non c'è più, cioè proprio anche lì per far vedere che c'è stato un passaggio, allora era un bandito, uno sbandato, in mezzo non ne fregava niente, adesso voleva diventare... Ad esempio la barba, quindi la fotografia per dire, era un altro tempo. Esatto, era un altro tempo da fare, adesso invece è sbarbato, super elegante, perché vuol diventare, poi alla fine gli dice, no, sei sempre la stessa persona, non è che basta tagliarti la barba, accorciarti altre cose, no? Diventa essenziale. Quindi qualcosa, se il regista è bravo, prima o poi te lo ritrovi e serve la narrazione della storia. Allora, faccio un aiuto velocissimo, simpatico. Quanti di voi masterano o master ne abbiamo qua? Ok? Vi è mai capitato di avere i giocatori che dopo 6 mesi ricollegano tutto? Perché una cosa che è bella, secondo me, è quando tu fai delle cose che no. Se loro pensano che siano caotiche, una puntata lì, sì, ma sì, questo qua ha detto la frase A, no? Cioè io quando strutturo una campagna, tendenzialmente i miei giocatori si cominciano a prendersi gli appunti certe volte, perché si rendono conto che 3 mesi dopo quella cosa che ha detto magari, non so, il ragazzetto che ha detto no, perché qua l'acqua del villaggio è inquinata, 3 mesi dopo di campagna si scopre che quell'acqua del pozzo inquinata fa parte di un grosso piano per avvelenare tutti i pozzi. E attenzione a una cosa, questo non è railroading, ma semplicemente come funziona nella realtà. Le cose che sembrano scollegate nella vita sono collegate, certo sono collegate con magari con dei passaggi che ci sono strani, che forse un giorno arriveremo a scoprire il coronamento di una cosa che pensavo fosse un caso, uno sconosciuto mi saluta. Basta un caso, scopro che invece per qualche motivo mi conosce tramite qualcuno. Quindi non vuol dire, faccio un giro perché ti nascondo le cose, ma ti mostro, cioè ti propongo una cosa che ha un senso, ma che quel senso non te lo devo spiegare, perché è all'interno della vita del tuo personaggio. Anche perché ovviamente una delle cose che io ci tengo sempre a sottolineare è che il railroad le nacque a fare, come se non parlo, non è il fare una trama, beh, se no allora rimasto non fa niente dal tavolo, sono ragazzi, sono bello. Allora, l'esempio migliore del railroad è, hai 2 strade, sinistra e destra, dove vai? A sinistra, no, devi andare a destra. Sì, esatto, no, ancora meglio così, vado a sinistra, perfetto, allora a destra provate, no? Cioè, oppure l'illusionismo, cioè vai a destra, vado a sinistra, vado a sinistra, ah vabbè, tanto le strade portavano nella stessa stanza, cioè nel senso, è quello l'illusionismo per dire, no? Invece in realtà c'è anche la questione del creare, se un mondo è vivo, se un mondo è reale, sono reali ovviamente in certe dinamiche, realistico, le cose esistono, cioè appunto, cioè se io ti metto che il pozzo è inquinato, non te ne frega niente, il pozzo continua, tutto continua a inquinare pozzi. Beh, cioè non è un dispetto che ti sto facendo, non voglio punirti, quello sarebbe un'altra cosa, è che intanto c'è uno che sta facendo un piano, perché il master, anche se non concordo con questa cosa, è un giocatore per me, perché nel senso che il mio PNG sta giocando in quel momento, sta facendo la sua cosa, sta preparandosi. In funzione di quello che sta facendo con gli altri. Questo è il nostro dibattito di mesi. Però, vabbè, dibattito scherzoso ovviamente. Però questa è anche la sceneggiatura. Quindi adesso ci buttiamo nella parte più importante, quella più drammatica su certi aspetti, che cos'è una sceneggiatura? E perché se non c'è tutto il resto
Ok, parto io con una gag e poi così tanto tu rimetti a posto i pensieri, confusione. Sarà per chi amiamo. E allora, Monty Python. Monty Python, io adoro i Monty Python, grandissimi maestri del nonsense, ma anche tutta la scuola del teatro dell'assurdo e così via. E Nuffles è ora qualcosa di completamente diverso. Cioè, nel senso, la sceneggiatura nei Monty Python non esiste. Ok, nei Monty Python di A Nuffles Something Completely Different. Poi la possiamo anche vedere in Brian di Nazareth, per carità, ma quelli sono dei lavori che a me piacciono da matti, ma il capolavoro di Monty Python era quella serie TV, una marea di stagioni, con una marea di episodi, dove praticamente erano solo sketch che loro non si preoccupavano di collegare. Cioè ogni tanto appariva John Cleese vestito magari in maniera elegante, ora per qualcosa di completamente diverso, oppure addirittura dove i collegamenti che accadevano in scena, pensiamo a Non mi aspettavo l'Inquisizione Spagnola, al massimo era una catchphrase che poi attirava l'Inquisizione Spagnola, ma deviava totalmente la trama, il club delle persone che mettono cose sopra altre cose che poi diventano i nazisti, se non erro. Cioè l'Inquisizione Spagnola che interviene in una scena familiare di borghesia, arrivano. Cioè i Monty Python avevano questa grande capacità, ad esempio, di prendere, decostruire qualsiasi cosa, rimischiarla, ributtarla dentro, non ti sembrava una cavolata, perché era costruita molto bene. E questa era una cosa che non aveva senso, cioè il senso del nonsense. Non senso. Okay? No, ma il senso del nonsense è molto bello. Ad esempio, uno dei loro capolavori che io uso anche quando insegno il concetto di pregiudizi è il commediografo borghese. Non so se avete mai visto, è un capolavoro, è una piccola perla, dove praticamente qua la sceneggiatura fa capire tanto, e anche la fotografia per tornare, dove praticamente abbiamo un padre, una classica famiglia di proletari inglesi, vestito come poveraccio, arriva il figlio tutto elegante e inizia un dialogo con la madre, ovviamente vestita male, tra il padre che in realtà è un famosissimo commediografo, potentissimo, un commediografo incredibile, e il figlio che lavora in una mina di carbone. Poverissimo, nel Galles, dimenticato da tutti, tipo di papà, ah, sono venuto qua col vestito bello, è l'unico vestito che ho, cioè nel senso, ah, vanti abbiamo delle nuove punte di trapano, ah, può vantarsi delle nuove punte di trapano, madre, l'ho perso tra i amici delle miniere, no? Tuo padre, la madre ti dice, no, guarda, scusa, che tuo padre è molto stanco perché ha avuto un matinee a Parigi, cioè, oddio, con lui, ah, no, il crampo dello scrittore, da tutta quella ricostruzione di sceneggiatura dove noi avremo il classico dramma dell'Inghilterra, pensiamo Looking Back con Anger, cioè, no, guardando con rabbia, cioè, quel dramma della borghesia e del proletariato inglese, un Kellogg's per capirci, preso e rivoltato da un'altra parte, invertendo i centri sociali, però mantenendo l'immagine. E quindi diventa una cosa buffissima, no? Il famoso disco che faceva agli inizi sulla dissonanza cognitiva, cioè io sono abituato a immaginarmi il commediografo come quello elegante che arriva lì dal figlio che è andato a fare, in realtà, o il padre minatore, no? Drammatico che abbandona il figlio, se n'è andato a fare lo scrittore, il nonno ha portato avanti la tradizione di famiglia, in realtà il figlio è un degenerato perché è andato a fare il minatore, mentre il padre voleva che fosse un intellettuale. Questa è la bellezza di una sceneggiatura in un certo senso. Prego. Allora, quando mi hanno dato, perché disperati hanno messo giù 5 punti, e poi mi hanno detto che avrei bisogno che tu dicessi qualcosa, mi hanno rotto lì, ho guardato, mi sono venuti i capelli bianchi, già prima ero oscuro, e mi ha scritto una cosa. Storia da significato, ovviamente c'è un esempio di film famoso in cui tutta una serie di scene ed eventi inutili alla fine della trama, e mi sento. Le scene sono tutte, cioè se il regista è bravo, ma ho avuto un lampo, visto che c'è, no, 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 no. Non c'è neanche il film sorpresa. Si chiama The Wolverine, l'immortale. ok. Era stato costruito per il poi o The Wolverine in 3D. Allora, io l'ho visto in casa. Non in 3D. E metà del film si può anche farne a meno, nel senso che ci sono 10 minuti in cui corrono, si picchiano, sulle saltano sui tetti, eccetera, eccetera, che probabilmente, perché non l'ho visto in 3D ti dà l'impressione che ti saltino addosso, la fa. Ma se tu lo vedi in 2D normalmente, dici vabbè, si stanno picchiando, ma la piantino lì, che cavolo me ne frega se per 10 minuti si picchiano. Ecco, questo è un esempio di scena, non era inutile. È inutile nel contesto in cui nel senso che probabilmente però l'idea che poi film così non ne abbiano più fatti mi fa venire l'idea che anche chi l'ha visto in 3D a un certo punto ha detto va bene, grazie.
però piantiamola lì. Non è che possiamo, io voglio sapere come va a finire il film, qual è la storia, qual è la trama, non perché se si picchiano, lo capisco perfettamente, va bene, fa parte della cosa, ma avete esagerato, probabilmente nel minutaggio non fare, persino i film di Bruce Lee avevano meno minuti di scene di lotta rispetto a quello che hanno. E quello lì è veramente un film. Poi la scena, tornando alla sceneggiatura è quella che lega un po', nel senso che dalla traccia principale, poi anche lì dipende un attimino, ci abbiamo i registi, i sceneggiatori, quelli che si scrivono la sceneggiatura e poi fanno anche il regista, quelli più famosi, la maggior parte sono anche sceneggiatori. E, però ci sono anche quelli che dice... che ha distrutto Shining di Stephen King. Sì, di Stephen King, eccetera, però lì poi c'è il soggetto, perché è un'altra trama, lì prendi una storia, no? Perché se non venisse 2 minuti di nello spazio, chi ha letto il libro finisce in tutt'altra maniera quello di Clark, è tutta un'altra storia, è un film di fantascienza classico, ma non c'è tutta la parte finale, psicologica, eccetera, eccetera, è tutta un'altra storia. E lui ha preso, l'ha cambiato, come ha cambiato Shining, no? Ha cambiato anche Arancia Meccanica, sì, ha cambiato. Lui prendeva lo spunto, lo faceva, alla fine gli autori, tranne Stephen King, che si è lamentato un po', gli altri gli andava bene perché Clark, non sono ancora quando ha fatto 2001, si era ancora vivo, perché era autore degli anni 50, 60 di fantascienza, era ben contento perché aveva preso una barcata di soldi agli eredi per via dei diritti d'autore per il soggetto e comunque le cose. Quindi la sceneggiatura è quella che lega tutto, no? E poi c'è anche la parte però che il regista normalmente una parte, cioè è una traccia, non è detto che sia, da una traccia però poi il movimento di macchina, i primi piani, queste cose qui le decide il regista, di come farla, no? Allora io inquadro il protagonista che parla, poi è il regista decide se vuole fare il primo piano, il piano americano, altre cose, eccetera, eccetera. Però ti dice, ti dà le tracce principali, questa scena è fatta in una stanza, questa scena è fatta nella ferrovia, questa scena, cioè interno, no? De notte, esatto. Interno studio. Io vediamo Mario e Pippo che esatto, però se poi sul tavolo c'è dei mazzi di fiori perché il regista ha pensato bene che così poi si lega bene con la storia che c'erano i fiori dati alla polizia eccetera, è tutta un'altra cosa, diventa la traccia principale, anche penso nei giochi di ruolo la sceneggiatura è la traccia principale. Sapparezzi, qualcuno ha mai letto una sceneggiatura? Non un libro, una sceneggiatura? Soprattutto il cinema, che è perfetto, è diverso da quella teatrale, per esempio. Non può essere diversamente, esatto. Teatro, la scena è fissa e poi non c'è neanche da spiegare alla telecamera come muoversi. In una sceneggiatura viene detto alla telecamera come si muove, viene detto cosa inquadra, viene detto dove lo stesso fa uno spostamento da sinistra verso destra, piuttosto che verso sinistra. Ecco, forse a livello di struttura di GDR, non ovviamente quando scrivete una roba, ma nella vostra testa è più una sceneggiatura da film, che una sceneggiatura di teatro, da libro. Beh, sarebbe sintase parlare di teatro. Sì, perché allora, un film famosissimo... Storico? Sì, esatto. Un film famosissimo di Alfred Hitchcock, caso regista a tenere buono, si chiamava Notte alla gola, e la leggenda dice che è un piano sequenza unico. Cos'è un piano sequenza? La telecamera segue i protagonisti, no? E non c'è montaggio, non ci sono tagli, poi in effetti c'è un taglio che è fatto su una schiena del protagonista, su una giacca, perché non ce la faceva a fare tutta la fase, quindi a un certo punto ha inquadrato, c'è una scena in cui dice, ma perché inquadra la schiena del protagonista? Perché a quel punto lì ha riuscito a fare un montaggio senza che la gente se ne accorgesse, perché è chiaramente una schiena, una giacca, che poi fa tenere la fase, non ti accorgi del taglio, eccetera, eccetera. Però già in quello, per esempio, la sceneggiatura diventa molto più minimalista, perché se tu tutta la prima sequenza in 4 camere, le camere, e siccome essendo piano sequenza, non ci sono tagli, non ci sono flashback, eccetera, eccetera, se il film dura un'ora e mezza, è un'ora e mezza anche in quel tempo reale lì, dalle 8 del mattino alle 9 e mezza, dalle 10 del mattino alle 11, non può essere diversamente, perché segue il protagonista, quindi anche lì la sceneggiatura diventa più povera, perché quando descrive le stanze, su quelle lì, a meno che uno non prenda un oggetto e lo sposti lui, la cosa. Quindi è tutto, diventa però assolutamente un fatto essenziale nel contesto del racconto. Per quanto riguarda questo, la sceneggiatura fondamentalmente è l'architettura della narrazione.
perché quando l'architettura della narrazione ha un buco ce ne accorgiamo, ma che finale è questo? Ma perché è successo? Ma non perché si è sbagliato, perché noi funzioniamo così, noi abbiamo delle sequenze logiche nella nostra testa, e se una cosa non si sviluppa in quel modo è irreale. Niente se sto parlando di fantasy, palla di fuoco, o del film Dungeon, del vecchio film Dungeon Sembrano, ecco, che forse lui non l'ha visto, forse poteva essere un coso di più così inutile. Però il discorso è che la sceneggiatura. L'ho visto, ecco, che è quella parte che ci permette di dare un senso alle cose, che poi a tutto il resto, alle sequenze, alla fotografia, perché dà un significato a tutto quello che viene visto. È ovvio che la sceneggiatura e la narrazione viaggia su tre tipi di tempi. Lui ha sempre parlato di piano sequenza continuo, tempo uno a uno. Cioè ti descrivi una cosa nel tempo esatto in cui funzionerebbe nella realtà, oppure tempo compresso e viaggiate per una settimana, no? Oppure il contrario, tempo espanso. Mi è successo nella serie Cthulhu, delle ragazze, a un certo punto vedo ancora in mezzo a questo bosco delle ragazze vestite con dei vaporosi vestiti bianchi, e si muovono, ti sembra quasi che si muovano lentamente per fare l'effetto slow motion, che è tipico del cinema, no? Ma perché volevo chiamare la loro mente, poi cioè, sono capace a spiegarlo. Una cosa interessante nel tempo, tra parentesi, collegandosi al montaggio, sceneggiatura e tutto, è che i giocatori, quando giocano a un gioco di ruolo, il tempo è strano. Non è capitato, cioè, dialoghi, faccio due battute di dialogo, a quanto tempo sono? 10 minuti, no? Perché ovviamente, perché non sai regolarlo il tempo, no? Quanto passano dentro il dungeon per birra?